tre giorni fa, parlando di Camillo Benso Conte di Cavour, il massimo protagonista dell'Unità d'Italia. Oggi dobbiamo forse valutare fino a che punto Cavour abbia avuto successo nel suo anelito patriottico e nazionale e quindi capire quale può essere una strategia per l'Italia, il titolo del nostro incontro. Il che fare di leniniana memoria ci richiama a questo. E allora dirò subito che dal mio punto di vista la strategia si può riassumere in mezza riga: salvare l'opera di Cavour, perché non è affatto detto che l'Unità d'Italia, così come è stata avviata da Cavour nel 1861 e poi completata con le varie acquisizioni, sia un dato permanente. Anzi, molti elementi rendono questa unità sempre meno sicura, sempre più fragile. Che cosa vuol dire quindi salvare l'Italia? Vuol dire innanzitutto, per conseguenza, costruire finalmente quello Stato che l'Italia ha voluto essere e vuole essere ancora oggi, ma che non ha mai davvero compiuto. E per conseguenza ancora dobbiamo anche capire che tipo di Stato vogliamo costruire e in che relazione si può mettere questo con la ricerca e la pratica di una strategia nazionale. La mia personale opinione è che questo debba essere uno Stato reso più autorevole attraverso un ricentramento dei poteri e delle responsabilità, perché la prima causa di legittimazione di qualsiasi istituzione consiste nella visibilità dei poteri e delle responsabilità, cosa che in Italia è diventato esercizio quasi impossibile. E poi perché un paese che ha la storia, è stato ricordato, che ha più volte, che ha l'Italia, cioè una storia di una idea d'Italia che poi geopoliticamente si è esplicata in vari tipi di frammentazione della penisola, evidentemente rende questa necessità più difficile e però anche più necessaria. Ed è anche un'operazione controcorrente, perché tutto quello che si dice e si fa in questo paese, non da oggi, ma oggi più di prima, va in una direzione opposta a quella di ricementare l'unità e soprattutto di dotarla di una spina dorsale statuale degna di questo nome. L'abbiamo già detto, lo dico per titoli, regioni che si immaginano quasi indipendenti, mascherando questo quasi con una qualche forma di autonomia. E quindi quando dico quasi indipendenti dico regioni che per esempio si dotano di un sistema di formazione proprio, che fanno una loro politica estera senza tante virgolette e che considerano il centro più un vincolo che una risorsa. Città che forse memori di un passato glorioso, forse no, si scoprono vogliose di Stato. Si parla di città-Stato quasi che, e questo è tipico della nostra lacuna geopolitica, l'accento dovesse cadere sulla città e non sullo Stato. Una città-Stato è innanzitutto uno Stato, poi ha la forma, la grandezza di una città, la scala di una città, ma è uno Stato. Quindi chi vuole delle città-Stato in Italia vuole degli altri Stati in Italia. Esercizio davvero divertente. E così via, non voglio annoiarvi, ma questo festival è stato, devo dire in maniera per me inaspettata, acceso dalla polemica ormai pubblica internazionale che per la prima volta vede l'Italia protagonista, ma in maniera particolare, di quella sfida fra Cina e Stati Uniti che abbiamo detto essere oggi l'asse della geopolitica mondiale. Ed essendo un asse, determina la posizione dei vari soggetti geopolitici attraverso la loro maggiore o minore prossimità a uno dei due attori.
Il nostro Presidente del Consiglio è venuto qui un paio di giorni fa a dirci che il rapporto con la Cina è strategico, che firmeremo un memorandum of understanding, qualsiasi cosa questo significhi, probabilmente durante una visita che il Presidente della Repubblica Popolare verrà a compiere qui in Italia e durerà quasi 3 giorni, fatto assolutamente inusitato, anche perché normalmente coloro che visitano la penisola da capi di Stato sono più interessati a vedere il Papa che i nostri governanti. In questo caso, non potendo per ovvi motivi Xi Jinping vedere il Papa, vuol dire che ha qualcosa da dirsi con i nostri governanti, il che già di per sé è una notizia. E abbiamo visto, lo vediamo anche sui giornali di oggi, ma lo sapevamo credo da un po' più di tempo, che tutto questo ha parecchio innervosito il nostro principale alleato, per usare un eufemismo, e cioè il titolare dell'impero a cui noi apparteniamo, dentro la cui sfera di influenza noi operiamo, fino addirittura leggevamo a farci sapere attraverso dei giornalisti, cioè convocando dei giornalisti italiani, che l'Italia mette a rischio la sua partecipazione all'Alleanza Atlantica. Non ho avuto ancora il tempo di studiare le clausole di dissolvenza della partecipazione di uno Stato membro alla NATO, mi riprometto di farlo, ma è interessante che tutto questo sia diventato materia di pubblico dibattito. Allora, può anche darsi che prima o poi un paese debba scomparire o che debba frammentarsi. Ce ne dovremmo fare una ragione. Quello cui tendo a non farmi una ragione è che questo possa avvenire nell'incoscienza, nell'inconsapevolezza. E ho l'impressione che in alcuni dei nostri decisori, quantomeno, ci sia un forte grado di incoscienza. Cioè nel senso che si fanno delle cose pensando di farne altre o di non farle. Qual è, allora, rispetto alla situazione geopolitica complessiva del nostro Paese, il senso della sfida fra Cina e Stati Uniti che ci coinvolge più direttamente? Si dice, ci è stato detto dalle personalità più autorevoli e ripetuto anche stamattina dal sottosegretario Geraci, che è il titolare della Task Force Cina, cioè è colui che funge quotidianamente da tramite fra noi e loro, ci è stato detto che Xi Jinping verrà a firmare un memorandum che non significa nulla. Non l'ha detto proprio così, ma la sostanza era questa. Ci ha spiegato che è una cornice dentro la quale si può trovare poi eventualmente qualche cosa, ma che non determina granché. Ci è stato anche detto che gli americani non lo sanno quello che c'è nel memorandum e che quindi in ogni caso non si capisce di che cosa vogliano parlare. Ora, io effettivamente qualche dubbio recentemente me lo sono fatto venire sulla efficienza di alcuni apparati americani, ma fino al punto di immaginare che noi si possa avere dei documenti non letti dagli americani non me la sento di arrivare. E quindi immagino che loro sappiano che cosa c'è scritto. Da quello che noi sappiamo, che non essendo noi diciamo della CIA, sono informazioni relativamente vaghe, non è comunque certo un documento molto impegnativo. Domanda: ma allora che ci viene a fare Xi Jinping qua? Magari lo chiederemo a lui quando verrà e lui, se vorrà, risponderà, ma certamente il viaggio di Xi Jinping non è gratuito e ci sono delle altre poste in gioco di cui non si parla, ma che sono abbastanza rilevanti da consentire all'imperatore della Cina di fare un salto qui. Beh, intanto c'è un valore simbolico. È stato notato che l'Italia in questo modo, anche se un'altra settantina di paesi hanno stabilito rapporti con la Cina nell'ambito delle vie della seta, verrebbe ad essere il primo paese del G7 a partecipare a questo progetto. Per la prima volta il G7, che come sappiamo è una simpatica riunione di famiglia, diventa anche dal punto di vista americano qualcosa che esiste, e quindi già questa è una buona notizia. E quindi questo già ci fa sentire più importanti in quanto partecipanti di questo club. Ma non credo che sia solo questo. Credo innanzitutto che la reazione americana dipenda da due fattori fondamentali.
La prima, come dicevo, molti altri paesi, anche dell'Alleanza Atlantica, anche europei, anche molto più vicini, penso alla Polonia, all'America di quanto siamo noi, a proposito dell'asse America-Cina, hanno firmato degli accordi anche piuttosto rilevanti con la Cina, ma dopo avere verificato e contrattato con gli Stati Uniti d'America, cioè con il loro riferimento e quindi anche il nostro riferimento geopolitico, quali fossero le linee rosse da non superare e poi eventualmente che cosa si possa ottenere dagli americani in una partita di questo tipo. Noi questo, a quanto sappiamo, non l'abbiamo fatto e siccome questa storia non è che è nata ieri ma dura da qualche anno, quindi coinvolge non solo questo governo ma anche i governi precedenti, è un fatto interessante. È interessante sui due lati, diciamo la nostra incoscienza e direi anche una certa insensibilità fino a ieri degli americani a questo tema. Il secondo elemento che secondo me rende particolarmente nervosi e piuttosto minacciosi, come abbiamo visto, i titolari dell'impero a cui apparteniamo, è che al di là degli aspetti commerciali che dubito possano essere di qualche rilievo dal punto di vista della geopolitica americana, anche perché da quel che sappiamo qui non stanno volando le decine di miliardi, stanno volando spicci per ora o poco più, c'è una importante dimensione di intelligence e militare. Voi vedete che in questa carta sono disegnate in giallo quelle che sono le rotte che potrebbero connettere le vie della seta in futuro in maniera strutturale alla nostra penisola. Una va qui a Genova, ne abbiamo parlato stamattina, l'altra va a Trieste. Ma che cos'è Trieste? Circa 600.000 italiani sono morti per Trieste nella Prima Guerra Mondiale, ma oggi Trieste non è Italia. Trieste è formalmente parte della Repubblica Italiana, ma per esempio da un punto di vista strategico-militare è un porto della NATO, per chi ne dubita si vada a vedere il memorandum del 1954, ed è da un punto di vista infrastrutturale, ma per certi aspetti anche culturale, parte della sfera di influenza austro-bavarese, o meglio bavarese-austriaca, e in parte anche ungherese. L'Italia, dopo averla presa di Trieste, si è dimenticata. E quindi non è nemmeno così strano che qualcuno a Trieste si sia dimenticato dell'Italia. Arrivare oggi a Trieste, anche semplicemente individualmente, non parliamo di volumi di merci, è un'impresa davvero improba. E mentre in questi giorni le ferrovie austriache sono a Trieste per aumentare un collegamento che esiste dal 1857, ferrovie asburgiche, perché si voleva rafforzare il collegamento tra Vienna e Trieste. Trieste, essendo esattamente 300 anni fa, è stata elevata a Porto Franco dall'imperatore d'Asburgo. Le nostre ferrovie sono altrove o non ci sono e quindi questo è evidentemente un problema. Ma diciamo, meglio Trieste che nulla, ma dal punto di vista strategico, come dicevo, è un problema perché c'è una dimensione di intelligence, cioè si parla di costruire dei sistemi di intelligence, si parla di data center, si parla di 5G e quant'altro, in un punto strategico, Trieste, che è anche, come ricorderete, titolare del polo meridionale a suo tempo della Cortina di Ferro. Si parlava di Stettino Trieste, famoso discorso di Fulton del ex premier britannico Churchill. Beh, Trieste non ha mai smesso di essere in qualche misura parte di quella che è la sfida storica fra Stati Uniti e Russia e oggi fra Stati Uniti, Russia e Cina. Per esempio, gli americani stanno lavorando a impiantarvi in connessione con Capodistria, cioè con un porto sloveno, dei sistemi, diciamo, di carattere duale che possano garantire una presenza e una sorveglianza
anche in caso di scontro con la Russia o con la Cina in un'area piuttosto calda, e tutto questo evidentemente complica maledettamente l'equazione che a noi, nella nostra beata inconsapevolezza, pareva molto più semplice. Questo mi riporta anche a un'altra considerazione di carattere più generale che noi tendiamo a dimenticare quando parliamo di che fare, e cioè che noi siamo un paese che ha perso la Seconda Guerra Mondiale, e siccome la Seconda Guerra Mondiale rimane ad oggi il paradigma intorno al quale si costruiscono i rapporti di forza internazionali, nel senso che le cinque potenze che hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale sono ancora oggi le cinque principali potenze del mondo, beh, questo ci ricorda qual è il nostro posto, cioè un posto evidentemente subordinato, e per chi ancora avesse dei dubbi, ricordo che per capire l'Italia, e lo dico veramente con tristezza, sì, certo, è importante leggere la magnifica Costituzione del 1948, ma è più importante geopoliticamente leggere lo sceno trattato di pace che firmammo nel 1947, non spontaneamente, ma perché avevamo compiuto il più grande suicidio geopolitico che un paese potesse fare, cioè entrare in una guerra inevitabilmente persa. E a questo proposito mi viene in mente oggi, a proposito di Italia e Stati Uniti, quello che un fascista intelligente come Italo Balbo disse a Mussolini qualche mese prima di entrare in guerra. Entrò nello studio di Piazza Venezia con sotto braccio il voluminoso elenco del telefono di New York e lo sbatté sul tavolo del duce. Lui era l'unico abilitato a dargli del tu, anche se il tu innervosiva molto Mussolini, e gli disse: guarda duce, a questo paese vuoi fare la guerra? Ora probabilmente invece che un elenco del telefono, un redivivo Balbo gli avrebbe tirato addosso un cavo di internet, ma insomma la sostanza è la stessa. Noi non abbiamo il senso delle proporzioni. E il senso delle proporzioni è il sale di qualsiasi strategia. Se tu ti immagini più o anche se ti immagini meno di quello che sei, lascia perdere. Che cosa quindi noi avremmo dovuto e forse dobbiamo ancora fare in questa partita che ci sorpassa dal punto di vista anche della comprensione dei suoi termini? Beh, innanzitutto imparare anche da nostri alleati che quando si fanno delle cose di un certo rilievo di carattere internazionale che coinvolgono gli interessi di questi alleati, forse è meglio parlare prima con loro. Non per dirgli sempre sì o per prendere ordini, ma per capire fino a che punto possiamo andare nell'avanzare i nostri interessi o quelli che riteniamo tali. E soprattutto dobbiamo considerare che i nostri interessi non sono affatto, come invece sembra, sentendo parlare anche i nostri decisori, ripeto, indipendentemente dal colore politico e dalle loro funzioni, non sono solo economici e commerciali. Allora, noi vogliamo avere giustamente investimenti cinesi in Italia? Perché no? Vogliamo avere più soldi? Perché siamo un paese che, avendo, ci è stato spiegato dal professor Livi Bacci, una demografia in declino, e la demografia non si corregge nel giro di qualche anno, avendo noi una produttività piatta, e con lo stato, se non altro, della ricerca e sviluppo in Italia è difficile immaginare che possa avere un andamento positivo, e lascio stare altri fattori strutturali, se non ci sono investimenti esteri mi spiegate come facciamo a crescere? Quindi benissimo, prendiamo tutto quello che è possibile prendere, qualche volta anche un po' di più, turandoci il naso, ma dobbiamo anche considerare, Luca Pacioli ce l'aveva spiegato, che diciamo c'è anche un'altra colonna oltre quella dell'avere, che è quella del dare. Se noi ci prendiamo qualche miliardo dal principale avversario del nostro principale alleato, il principale alleato nei nostri confronti può forse agire di rappresaglia, per esempio anche sul fronte che ci è tanto caro, economico e finanziario. Noi abbiamo visto, abbiamo sperimentato come l'America, non quella di Trump, l'America tout court, anche quella di Obama per esempio, se vogliamo usare dei termini di questo tipo, ci ha aiutato in maniera piuttosto esplicita e comunque efficace nei confronti di un certo approccio
banalizzato come austerità, che vuol dire poi deflazione per noi, con cui la Germania dà tono all'Eurozona. Allora, molto semplicemente, un paese che ha 130 rotti miliardi per cento di debito PIL non può non considerare che magari quello che guadagna sotto il profilo immediato di qualche accordo commerciale lo può perdere completamente, perché cadono alcune protezioni alla salvezza dell'Italia sotto il profilo del sistema Eurozona nel quale siamo concentrati. E quindi evidentemente alla fine la partita risulta essere catastrofica, perché ti entra qualche moneta nel salvadanaio, ma poi qualcuno ti rompe il salvadanaio. E quindi dobbiamo usare un certo equilibrio nel rapporto, e qui abbiamo disegnato questo rapporto centrale con gli Stati Uniti, ripeto, non perché dobbiamo semplicemente ascoltare quello che ci viene detto, ma intanto dobbiamo ascoltarlo, perché è importante sapere che cosa vogliono gli americani, ma poi dobbiamo anche sapere lavorare entro i vincoli che conosciamo e che ho in maniera molto esemplificata e semplificata enunciato, stabilire fino a dove ci conviene e fino a dove non ci conviene più. Allora io auspico molto, e l'abbiamo anche qui disegnato, che ci possano essere degli investimenti cinesi ma anche di altri paesi nei nostri porti, compreso il porto di Trieste, a patto poi però che connettiamo Trieste all'Italia. Quindi dobbiamo investire su questa città e rendere un investimento straniero su questa città utile anche a noi. Ma poi, in maniera ancora più specifica, abbiamo disegnato, come vedete su questa carta, dei circoletti intorno ai colli di bottiglia che regolano l'accesso e l'uscita dal Mar Mediterraneo. Non è un vezzo stilistico, ma è un concetto strategico. L'Italia, per la sua collocazione mediterranea, è vitalmente interessata alla libera circolazione da e fuori del Mediterraneo, dentro e fuori il Mediterraneo, e quindi al fatto che questi colli di bottiglia siano liberi, che si possa passarci. E chi è che apre o chiude questi colli di bottiglia? La marina cinese? No, quella americana. Abbiamo la fortuna di appartenere al campo che ci tiene aperti questi colli di bottiglia, ma che potrebbe anche chiuderceli, ma non a noi chiuderli per qualche motivo, per esempio per una pressione cinese o russa che si vuole bloccare. E quindi, ancora una volta, qualche interesse, non perché li si ami terribilmente, ma perché fa parte dell'interesse nostro, quindi dell'amore per noi stessi, qualche interesse a che qualcuno che appartiene al nostro campo tenga aperti questi sbocchi, queste valvole, dovremmo avercelo. E infine chiudo qua, prima di lasciare la parola ai nostri amici e ospiti più che autorevoli, che sicuramente potranno togliere o aggiungere o criticare quello che finisco di dire. Per un paese che è nella posizione in cui si trova, evidentemente quello che sta accadendo intorno a noi in Europa, e cioè un processo di graduale, ma nemmeno tanto graduale, disintegrazione di ciò che resta del progetto comunitario originario, la cui matrice, è sempre bene ricordarlo, è americana, perché l'Europa, così come la conosciamo, nasce come Europa occidentale in chiave di contenimento dell'Unione Sovietica e di compattamento dei soggetti geopolitici europei, a cominciare dalla Francia e dalla Germania, cosa che poteva accadere non per spontanea volontà, ci mancherebbe, di chi si era combattuto fino al giorno prima, ma perché un'altra potenza, sempre quella, entrava in Europa non per tornarsene a casa come nel 19, ma per restarci. Ecco, tutto questo riferimento oggi è molto più pallido di quanto non fosse qualche tempo fa, e soprattutto abbiamo verificato, per esempio nel caso migratorio che è stato appena illustrato, come gli interessi dei paesi europei siano percepiti opposti, non diversi, opposti sul fronte migratorio, che oggi è uno dei fronti su cui si forma o si disfa il consenso nell'opinione pubblica dei paesi europei. Questo
per quanto riguarda, e chiudo, noi, ci pone dei problemi particolarmente acuti con la Francia e con la Germania. Con la Francia abbiamo ingaggiato uno dei soliti duelli, anche Cavour a suo tempo li ingaggiò, ma seppe utilizzare la Francia, come ricordavamo, per agganciare al suo regno di Sardegna il nord Italia, e poi seppe utilizzare l'Inghilterra per aggiungere anche il sud Italia. Ecco, noi oggi con la Francia siamo entrati in una incredibile sfida, cioè mi sfugge il senso di tutto questo, in cui certamente anche i nostri amici francesi, con le tonalità che usano, hanno dato un loro notevole contributo, e anche con alcuni fatti concreti, per esempio la gestione della frontiera che è a pochi chilometri da qua, 20 miglia e dintorni, ma che non ha alcun senso dal punto di vista dei nostri interessi geopolitici, anche perché, voglio ricordarlo, perché non è un dato ovvio, alla fine delle fini il migliore alleato della Francia in Europa, dell'America in Europa, è la Francia, e probabilmente della Francia nel mondo sono gli Stati Uniti, che si raccontino pubblicamente gli uni degli altri. Basta vedere quanti basi americane ci sono in Francia, cioè zero, per capire che appunto questo è un dato acquisito, cosa che invece non si può dire della Germania, dove le basi americane ci sono, ci saranno, e dove la presenza militare americana cresce, perché semplicemente gli americani dei francesi si fidano, dei tedeschi no. Di noi, boh, speriamo bene. E con questo vi ho dato anche un'indicazione, e chiudo, sul fatto che certamente è importante avere dei buoni rapporti con tutti e due. Certamente la Germania è fondamentale per noi, perché fra l'altro una buona parte di questo paese è collegata economicamente, non solo infrastrutturalmente, al sistema tedesco, e che quindi in qualche, speriamo non debba mai accadere, momento di scelta, una parte del nostro paese potrebbe dire, come ha detto il presidente di Assolombarda, siamo mitteleuropei, e quindi se ne parta con loro. Spero che non accada, ma questo ci ricorda, diciamo, l'importanza della posta in palio. Dall'altra parte dobbiamo considerare che Francia, Stati Uniti e qualche altro paese hanno un'idea simile di quello che dovrebbe essere una gestione dell'Eurozona, che non permetta alla Germania di costruirvi intorno una sua sfera di influenza geopolitica. Ammesso che la Germania, secondo me non lo è capace, ma ammesso che la Germania possa diventare capace di farlo, e che quindi abbiamo un interesse a bilanciare questo vincolo tedesco, così come abbiamo bisogno di un approccio un pochino più tedesco e un po' meno francese al Nord Africa. Mi fermerei qui e adesso darei la parola al primo dei nostri autorevoli panelisti, come si dice con la lingua di Dante, e cioè il nostro Alessandro Aresu, che ci spiegherà chi davvero comanda in Italia. Prego Alessandro. Mi tiri sempre su di morale, questa è la ragione per cui vengo qui volentieri. Grazie mille Lucio, sono lieto come ogni anno di essere qui a Genova, ho goduto di questi giorni veramente con grande interesse. Aggiungo, oltre al ringraziamento per Genova, da sardo un ringraziamento personale a Lucio per avermi consentito per tanti anni sull'IMES di esercitare la mia esterofilia occupandomi dell'Italia, appunto. E, vorrei partire tra la Grecia e la Turchia, da Patmos, dove la leggenda vuole che sia stato composto il libro dell'Apocalisse, dove sta scritto: e vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. La geopolitica in generale in questi giorni può essere raffrontata al pensiero antiapocalittico. Il mare c'è ancora ed è fondamentale per l'Italia, come abbiamo visto, e la terra e il cielo sono sempre gli stessi.
non è arrivato il nuovo cielo, non è arrivata la nuova terra. Quindi la geopolitica come un esercizio importante per il nostro paese, credo, contro la sopravvalutazione dei cambiamenti e i loro falsi miti. Non un esercizio come contro il futuro, di cui si parlava nella discussione precedente, ma contro un certo strabismo dell'attualità. Faccio qualche esempio su questo. È stato evocato nella discussione precedente la Democrazia Cristiana, e da cultore dal punto di vista storiografico io vado a vedere quando viene evocato quale partito italiano è la nuova Democrazia Cristiana. Sostanzialmente succede sempre, quasi ogni anno, un anno o due di elezione in elezione, va, il Movimento 5 Stelle è la nuova Democrazia Cristiana, poi Matteo Renzi è la nuova Democrazia Cristiana, poi ora la Lega è la nuova Democrazia Cristiana, e la Democrazia Cristiana resiste nel ricordo e poi tutta questa gente passa. E c'è quindi un esercizio pedagogico della geopolitica importante per l'Italia, il superamento del liberismo e l'assunzione di un senso di continuità storica che appunto è importante per pensare e immaginare il futuro. Visto che poi esprimerò delle posizioni che potrebbero sembrare avverse verso la Cina, vorrei evocare la mia premessa preferita di qualunque discorso politico, pronunciata da Xi Jinping l'anno scorso, che così esordì: da un'analisi accurata degli ultimi 5.000 anni di storia cinese è evidente che e noi stiamo a parlare delle elezioni europee, che abbiamo appreso conteranno meno di quanto crediamo, senz'altro, e non saranno un momento decisivo della storia di questi 5.000 anni della nostra nazione. Per esempio, come è stato fatto cenno, dovremmo continuare a stare in questo meccanismo negoziale europeo, dove credo dal punto di vista economico-finanziario, senz'altro, come evidenziato dalla carta, dovremmo fare costantemente i conti con il quadrilatero Berlino, Francoforte, Parigi, Bruxelles e non solamente con gli Stati Uniti, poiché come si vede il giudizio economico-finanziario del paese dipende strettamente, in ogni caso, per esempio nel sistema bancario, da questa capacità negoziale. Detto questo, viviamo in un contesto in cui è di moda l'interesse nazionale, concetto al quale l'IMES ha sempre dato attenzione, dapprima in isolamento, fin dalla sua fondazione, ed è di moda anche l'Italia, una evocazione continua dell'Italia. Vi offro quest'altra suggestione. Siamo costantemente bersagliati da leggi che hanno il nome dell'Italia. Sembra di vivere in una canzone di Mino Reitano. Salva Italia, cresce Italia, sblocca Italia, proteggi Italia. E, l'evocazione dell'Italia nei provvedimenti legislativi è sostanzialmente inversamente proporzionale alla loro efficacia, perché nascondono una notevole incapacità di saper legare la teoria e la pratica, legare l'annuncio e il risultato, fino ad effetti che sono negativi o controproducenti per l'interesse nazionale. Da questo punto di vista io guarderei alla discussione che ha animato molto il dibattito di questi giorni, ovvero l'adesione italiana e le sue modalità alla Belt and Road Initiative, proponendovi un esercizio strategico. E immaginiamo, conosciamo i costi dell'adesione a questa cornice, perché sappiamo che dal punto di vista degli Stati Uniti il discorso di qualcosa che è meramente economico e commerciale, come è stato ricordato in precedenza, non è valido, e ci torneremo. Ragioniamo sui vantaggi. Per esempio, i vantaggi dovrebbero riguardare la disponibilità di capitali per la realizzazione di infrastrutture nel nostro paese, infrastrutture di cui abbiamo estremo bisogno.
ma ogni governo, nel momento in cui si accinge a cominciare il suo mandato, non fa che dire questo: abbiamo bisogno di infrastrutture, abbiamo bisogno di investimenti, questo è il nostro interesse, quindi dobbiamo realizzare le infrastrutture. E purtroppo dobbiamo confrontarci con una realtà, ovvero che non sappiamo più realizzare le infrastrutture in parte, poi non le vogliamo più realizzare. Il popolo italiano si manifesta in alcuni ambiti territoriali o in generale contrario ad alcuni aspetti di sviluppo infrastrutturale. Quindi sono avvenute delle cose che hanno contribuito a questa ridotta capacità. Sicuramente la riforma del titolo quinto della Costituzione ha concorso a questo processo. Credo che anche negli anni della crisi il blocco del turnover della pubblica amministrazione sia stato un elemento dirimente per l'indebolimento di quei corpi tecnici che debbono occuparsi per esempio della manutenzione e del monitoraggio delle infrastrutture, senza cui rischia di non esserci sicurezza per la popolazione. Però riportiamo queste problematiche alla nostra firma roboante con Xi Jinping e al suo seguito per le infrastrutture. In una formula che cosa accadrà? Accadrà che Xi Jinping finirà al TAR. Xi Jinping e il Partito Comunista Cinese dovranno confrontarsi con qualche TAR. Ovvero, nei mercati internazionali, anche in anni precedenti, la disponibilità di liquidità per investire in infrastrutture italiane è sempre stata molto rilevante. Il problema è che bisogna sempre fare quella strada dall'annuncio al risultato. Non dobbiamo pensare che questa strada venga surrogata da un vincolo esterno, bisogna risolvere internamente questi problemi appunto con dinamiche anche di ricentralizzazione come quelle di cui ha parlato Lucio, ma dobbiamo stare attenti a non invertire i due elementi, altrimenti io sono pronto a firmare sulla certezza che o si creeranno dei mini ordinamenti cinesi all'interno del territorio italiano in cui loro potranno fare effettivamente quello che gli pare, oppure Xi Jinping andrà al TAR e poi dopo un po' si esprimerà il Consiglio di Stato. Hai detto TAR, no TAV? Ho detto TAR. Tutto questo avviene in uno scenario al quale Lucio ha fatto cenno, che sull'IMES abbiamo definito la geopolitica della protezione, ovvero la prosecuzione della guerra economica in uno scenario tecnologico più maturo. È appunto da questo che deriva l'approccio più violento, se vogliamo, ad alcune infrastrutture, in particolare alle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Cina e degli Stati Uniti. È una securitizzazione dell'ambito anche politico, istituzionale, generale. I cinesi non sono ipocriti da questo punto di vista, parlano, come ricordato anche da Giorgio, degli analisti sulla Cina di Limes, apertamente di fusione tra militare e civile. Anche altri paesi su cui forse non ci soffermiamo abbastanza, ma sicuramente Lapo, Pistelli e Leni vi si soffermano, come per esempio gli Emirati Arabi Uniti ragionano in questi termini. Esiste il fondo sovrano di Abu Dhabi, Mubadala, che non è legato solo a grandi investimenti infrastrutturali o finanziari, ma investe fortemente nell'alta tecnologia per la sicurezza, nell'aerospazio e in comparti di questo genere. Alcune potenze allargano il concetto di sicurezza nazionale attraverso l'uso per esempio di organismi legislativi per questo. Il più rilevante è il CFIUS, il Comitato di Controllo per gli Investimenti Esteri degli Stati Uniti. Pensate, per darvi un'idea, che il CFIUS si è espresso sulla contrarietà, quindi sul divieto della vendita di una società veneta per Mastelisa di proprietà di un gruppo giapponese a un gruppo cinese di Shenzhen. Questa società sostanzialmente fa costruzioni di vetro, grande progettazione, ma di alcune cose importanti per gli americani, per esempio il nuovo centro della Apple. Quindi il concetto di sicurezza degli americani è diventato questo. Non vogliono che ci siano
interstizi cinesi nemmeno nel vetro degli auditorium delle aziende tecnologiche, e gli americani continueranno a dire che tali interstizi sono popolati, insomma, da backdoor, da cose che con l'internet delle cose avranno sempre più un rilievo di sicurezza e di intelligence. D'altra parte, la sicurezza è l'aspetto militare rilevante anche per il nostro paese. È stato ricordato di recente dall'industria del settore, insomma, che legittimamente fanno i loro interessi, ma secondo me in un passaggio che può essere considerato in buona parte condivisibile, che nel nostro paese abbiamo perso molti settori ad alto rendimento tecnologico, lo sappiamo, la chimica, l'elettronica, c'è stata tanta resistenza antiscientifica come quella che ora riguarda le infrastrutture. Altri paesi dicono che i maestri sono i costruttori della nazione, e sempre i cinesi, i ricercatori e gli ingegneri sono le loro truppe. Quindi c'è chi sulla sicurezza, sull'alta tecnologia per la difesa ha un approccio fortemente propositivo e di forte promozione, e invece chi rischia di perdere dei treni su questo. Quindi su questi aspetti, in questo mondo di maggiore interesse per la protezione dei settori strategici, essere in grado di promuovere l'alta tecnologia nella difesa e di mantenere quello che abbiamo nel contesto del negoziato europeo è essenziale. Ma la securitizzazione significa anche un altro ambito. In questa mappa dove si descrivono gli apparati italiani, come vedete, nei poteri rimasti, ovvero quelli che sono una spina dorsale dello Stato tuttora, vi è l'intelligence, i servizi di informazione per la sicurezza, la magistratura, che sicuramente è un attore centrale del sistema italiano, le forze dell'ordine e le forze armate. Immagino che il Vodiamanti poi mostrerà i dati relativi alla fiducia degli italiani nello Stato, alla fiducia nei vari comparti, dove forze dell'ordine e anche forze armate registrano spesso dei dati onorevoli. Adesso abbiamo anche una tendenza politica in questo senso, che è che i politici vogliono somigliare ai militari o alle forze dell'ordine, quindi in questo modo attribuirsi anche questo importante consenso che alcuni ambiti continuano ad avere, mentre altre parti sono in declino. I politici non vogliono assomigliare a giornalisti, per esempio. Che fare quindi? Vorrei provare a riassumere, nel dare poi la parola ai nostri ospiti, alcuni punti di questo ragionamento. Il primo, la geopolitica e questo esercizio come una liberazione dalle nebbie dei falsi miti dell'attualità, per abbracciare il rapporto tra la continuità storica e l'esigenza del futuro. Il secondo punto è evitare i vincoli esterni che non sappiamo volgere in vincoli interni. Prima dobbiamo dedicarci a un migliore funzionamento del nostro Stato e impegnarci con tutte le nostre energie affinché ciò accada, senza inseguire illusioni. Altrimenti possiamo fare delle mosse come quelle che ho descritto nel contesto della Belt and Road Initiative, per i quali rischiamo di pagare i costi geopolitici senza averne i benefici economici. E in terzo luogo, prepararci a questo contesto della geopolitica della protezione con forse sarà non sarà possibile, non sarà realizzabile nemmeno questo, ma bisogna reiterarlo, un investimento nella ricerca e nella tecnologia, che saranno sempre più centrali dal punto di vista geopolitico, e prepararci anche a questa securitizzazione / militarizzazione con ironia. Per questo il cinema italiano offre degli stupendi esempi, e quindi possiamo affidarci a Mario Bonicelli e a Ugo Tognazzi alla visione di Vogliamo i colonnelli. Grazie.
Grazie, grazie Alessandro. Darei adesso la parola all'amico Ilvo Diamanti, che non ha bisogno di presentazioni, essendo fra l'altro uno dei soci fondatori della nostra piccola impresa, che ringrazio ancora di essere qui, malgrado non sia schierabile nel return match con l'Atletico, vero Adriano? Non stai tanto bene, ma non importa, ti ringrazio. Cosa c'entra l'Atletico? No, no, va bene. Guarda che ci sono rimasto male anch'io per la Roma l'altra sera, posso dire. E non sollevo il caso, che so è piuttosto doloroso. Prego, Ilvo. Ma geopoliticamente cosa significa una partita come quella? Che non contiamo niente, diciamo niente, niente. Niente neppure da quel punto di vista, guarda un po'. Ce l'hanno tutti con noi, perfino gli arbitri, ma ci pensate. E questa è la geoimpolitica del risentimento che sta montando in questo paese. Non sto scherzando, a parte la battuta che faccio anche, come dire, per... non dico sdrammatizzare, ma per preparare a una sorta di ricostruzione del rapporto tra gli italiani e il mondo, cioè la geopolitica del risentimento, lasciatemelo definire così, perché non è neanche sentimento, in questa sede è giusto però affrontare, almeno con strumenti diversi, quelli di esperti di altissimo profilo come quelli che mi hanno preceduto, come il mio amico Lucio in primo luogo. Però io, più che di geopolitica, sono un esperto di opinione politica e dell'opinione pubblica, e qui vengo ormai da sempre con grande piacere, anche se poi mi deprimo, devo dire la verità, perché quando uscirò non è che mi ritroverò con un mondo più chiaro, non solo perché ormai è buio, ma perché non è che la raffigurazione, la rappresentazione dei nostri rapporti col mondo mi tranquillizzi, visto che io mi fido di ciò che dicono i miei colleghi e amici qui presenti. Tuttavia, devo dire la verità, giro la testa, la alzo, guardo davanti e dico che sì, fino a che c'è un luogo nel quale di queste cose si parla insieme, in questo modo, in tanti così, c'è speranza, sì, lasciatemi dire, c'è speranza. Anche se, come dire... Ti ringrazio, ma cosa devo dire? Un po' di stile populista ci vuole, dato il clima del tempo. Ecco, almeno quello, e almeno in questo lasciatemelo fare. Allora, quello che vorrei proporvi è una raffigurazione plastica dell'opinione pubblica, cioè dell'opinione degli italiani, di fronte alcune questioni che qui si discutono e che qui abbiamo già posto. Due in particolare. La prima è esattamente la questione che viene affrontata in questa sede, cioè qual è la geopolitica del sentimento e del risentimento tra gli italiani, cioè come percepiscono gli italiani il mondo e il loro rapporto con il mondo, cioè che grado di fiducia esprimono gli italiani nei confronti dei paesi che qui in questa sede abbiamo affrontato. Tenete conto che si è appena parlato, proprio per l'affermazione del Presidente del Consiglio fatta in questa sede, della, come dire, irruzione nella nostra geopolitica interna, posso usare questa formula, anche nella nostra geopolitica, poi ne userò un'altra di formula simile, della Cina. Ebbene, come percepiscono gli italiani il mondo? Faccio una premessa, qui non
non voglio presentare né anticipare i dati di un'indagine europea che ho appena concluso, fatta in 8 paesi europei, 8.000 interviste proprio su questi argomenti, che però verrà pubblicata su questa rivista, sulla rivista che ci unisce tutti quanti qui nel prossimo numero. Però in quella sede e in quel contesto, una delle cose che emerge in modo piuttosto evidente è che l'Italia è il paese nel quale la domanda di confini e di tutela e di chiusura dei confini è più alta rispetto al resto d'Europa. È una cosa che continua a sorprendermi fino a un certo punto, ma continua a sorprendermi, e che però, come dire, dall'idea di quale sia il clima del tempo, quando parlo del clima non parlo del clima atmosferico, del clima d'opinione di questo tempo, che è ambivalente, guardate che è contraddittorio, nel senso che allo stesso tempo noi siamo sempre più globalizzati e allo stesso tempo, di nuovo, sempre più tentati dalla chiusura. Guardate, ripeto che le due cose sono contestuali. La globalizzazione, scriveva Giddens, è la percezione che tutto ciò che avviene in qualsiasi punto del mondo può avere e ha effetti immediati su ciascuno di noi nello stesso momento. Lo uso spesso come esempio e vengo a volte redarguito dai miei parenti, mettiamo così. Però io ricordo ancora mio padre, negli ultimi anni di vita, che mi chiedeva, Ilvo, me lo diceva in dialetto, io ve lo dico, lo traduco già adesso, mettiamo così. Ilvo, ma chi è questo puntini puntini di spread? Chi è? Perché ce l'ha con me? Chi è lo spread? Che faccia ha quest'uomo, questa persona? Perché mette in discussione i miei risparmi, il lavoro della mia vita? Insomma, chi è lo spread? Ecco, questo è il problema, capite? Il fatto che tu ti ritrovi oppresso e, come dire, investito dall'improvvisa irruzione di una minaccia che non ha volto, ha un nome che però tu non puoi ricondurre a qualcuno in particolare. E quando una minaccia non ha nome e non ha neppure un volto, diventa una minaccia che tu senti e percepisci in modo pesante e che nella società viene, come dire, affrontata attraverso reazioni come quella della chiusura, tanto più quanto più questa chiusura è del tutto apparente, è del tutto fittizia. Sappiamo tutti benissimo che non esiste la possibilità di chiudere le frontiere in tempi in cui, nei tempi del digitale, dove le minacce arrivano attraverso canali che non possono essere, tra virgolette, chiusi, capite? Lo sappiamo tutti quanti. Però, banalizzo, no. E vi do invece un'idea immediata, e adesso me la cavo molto più in fretta e mi comporto in modo più disciplinato, mantenendo i tempi, facendovi vedere esattamente ciò che emerge da questa indagine, che peraltro è di un mese fa, sulla fiducia negli italiani nei confronti dei principali paesi con cui abbiamo a che fare. È quella che chiamo la geopolitica del sentimento. Eccola qua. Noi abbiamo ancora adesso il 42% di italiani che hanno fiducia anzitutto nei confronti della Germania e poi 38% nei confronti della Russia. Poi degli Stati Uniti, scusate. Poi viene la Russia, 27%. Direte, mamma mia, 27%? Beh, è più rispetto a quello che merita ai nostri occhi la Francia. Questo è l'elemento, dal mio punto di vista, più clamoroso. Cioè, la Russia, presso gli italiani, gode di maggior fiducia
nei confronti rispetto alla Francia. E la Cina è lì. Se la Francia è il 22, la Cina è al 20. In fondo c'è l'Ungheria, ma credo soprattutto perché per gli italiani l'Ungheria dov'è? È lì, ok, lì dove? Cioè ancora è percepita come poco rilevante. Però attenti, se passiamo alla successiva... Dovrebbe essere questo. Ecco, ci siamo. Qua abbiamo una tavola che ripropone gli stessi, il sentimento a 5 anni di distanza. Diciamo, la percezione del mondo da parte degli italiani 5 anni prima e quindi 5 anni dopo. Guardate che differenza c'è. Guardate il crollo degli Stati Uniti dal 58 al 38%. E guardate l'ascesa della Russia dal 16 al 27%. Cioè, noi siamo più vicini alla Russia e più lontani dall'America di Trump. Ma soprattutto vi faccio notare che la differenza che c'era tra Germania e Francia 5 anni fa dal punto, era nulla, un punto percentuale, mentre adesso sono 18 punti. La Germania era al 40, la Francia aveva il 41% di consensi, di fiducia tra gli italiani, ma non 2 secoli fa. Intendo dire nel 2014, oggi è il 24%. La Cina è sempre lì, è lontana, è percepita come lontana. La Cina non è vicina, nonostante tutto, è ancora percepita come lontana. E l'Ungheria, vabbè, non ha termine di confronto, l'ho testata perché è geopoliticamente oggi per noi rilevante, ma più politicamente che geopoliticamente, cioè per quello che significa dal punto di vista delle relazioni interne. Attenti che... è questo? No, sì, sì, sì. Oh, cioè, visto che ce l'ho fatta, non ci avresti mai creduto, tu non lo so. Allora, vediamo le differenze dal punto di vista non geopolitico ma politico, cioè vediamo la geopolitica dal punto di vista della politica, perché la spiegazione principale di quello che vediamo, ed è quella che mi sconforta, è che tutto ciò a cui assistiamo nel clima d'opinione è frutto non di valutazioni dei nostri rapporti col mondo, ma è frutto di valutazioni di politica interna, cioè nei confronti dei nostri amici e nemici che abbiamo in casa nostra, tra partiti. Allora, qua vediamo quali sono gli aspetti. Guardate, me la cavo in fretta, anche se qua ci si potrebbe passare molto tempo, però i dati più interessanti quali sono? Beh, il fatto che la Lega di Trump, ad esempio, sia la più amica di tutte rispetto, cioè nei confronti degli Stati Uniti. Guardate un po', il 51% degli elettori della Lega oggi sono molto vicini agli... si dicono, hanno molta fiducia nei confronti degli Stati Uniti. Guardate che solo il Movimento 5 Stelle, e in questo caso possiamo dire... qua abbiamo una geopolitica della maggioranza di governo, 44% di fiducia da parte dei 5 Stelle, 51% da parte della Lega. Poi viene Forza Italia e solo in fondo il Partito Democratico, che invece è il più vicino di tutti dal punto di vista del proprio elettorato, come vedete, alla Germania, ma anche alla Francia, ma anche alla Francia. Invece, se vogliamo arrivare ad altri aspetti che sono interessanti, voi vedete che tutto sommato la Cina, la Cina è, come dire, percepita con
interesse, non è di nuovo un caso, qua voi avete avuto ieri il Presidente del Consiglio che esprime un orientamento, da il movimento, degli elettori del Movimento 5 Stelle, ma anche da quelli della Lega. L'Ungheria no, l'Ungheria, per carità, l'Ungheria è soprattutto apprezzata dagli elettori della Lega. In questo caso il sentimento geopolitico è coerente con quanto avviene. Cioè, come vedete, abbiamo una geopolitica del sentimento, o un sentimento geopolitico, che è abbastanza variegata, ma che mostra comunque alcune costanti. La specificità, anzitutto, come vedete, del PD, degli elettori di centrosinistra, gli unici a esprimere un grado di fiducia così elevato nei confronti della Germania, ma anche gli unici a salvare ancora il rapporto con la Francia. Semmai è interessante che il rapporto con la Russia veda la Russia di Putin sia privilegiato dalla Lega, ma anche dagli elettori di Forza Italia. E questo riflette uno storico rapporto personale tra i due presidenti, quello russo attuale e quello di Forza Italia. Vado via veloce adesso, E c'è, basti, abbiamo già finito? No, non è così. No, c'è l'altra. Arriviamo, scusate, questo qua è perché ho presentato questa ricerca a Sciences Po nei giorni. Ha una cosa che en passant non ha a che fare con quello che vi ho detto oggi, ma io sono andato a spiegare a Sciences Po, quindi ai francesi, come mai questo governo, il governo guidato da Conte, sia il più popolare degli ultimi 5-6 anni, cioè cosa che loro, tra virgolette, non riuscivano a capire. Però ve lo faccio vedere, vedete? Ma non è questo di cui volevo discutere. Eccolo qua, leader di governo, stessa cosa. Allora, questo è interessante. Qual è la seconda questione che secondo me è utile e importante? È capire come le questioni interne a questo paese spieghino anche la geopolitica, quindi la geopolitica del sentimento. Mi fermo qua, sarebbe interessante, ma l'ho già pubblicati questi, però ci sono alcuni aspetti che sono, non so che cosa io abbia combinato, ma probabilmente, eccolo qua, ho fatto delle, guardate che ne faccio anche di peggio, state tranquilli prima di finire, però alcuni aspetti, su alcuni di questi mi concentrerei. Si è parlato delle forze dell'ordine, storicamente sono le uniche insieme al Papa che godano di grande e costante fiducia. Però la cosa nuova, l'aspetto nuovo a cui abbiamo assistito in questo periodo, sì, ma tanto le faccio di peggio dopo, dai, tranquillo. Cos'è? Vi faccio osservare l'improvvisa rimonta di quelle che sono le istituzioni interne. Vi faccio vedere, qua abbiamo due comparazioni, una negli ultimi 10 anni e una nell'ultimo anno. Questa è stata fatta l'ultima, nella seconda metà di dicembre. Il rapporto italiani è stato che curo da più di 10 anni. Concentriamoci su alcune di queste istituzioni. L'Unione Europea in 10 anni perde il 25% di fiducia, no? Mica poco, dal 58 al 33. Però nell'ultimo anno guadagna 3 punti. Guardate che per perderne 28 ha continuato a perdere pesantemente. Poi lo Stato, questo paese che è cresciuto nella sfiducia verso lo Stato. E beh, questo paese
che ha perduto l'8% di fiducia nello Stato in un decennio, però all'improvviso, udite udite, c'è un sobbalzo, 10%, 10% nell'ultimo anno. Io poi, qua c'è Massimo Livi Bacci, da lui sono andato a spiegare appunto di questa storica sfiducia che si cumulava e che ha prodotto e riprodotto questo risultato, perché questo è il governo del risentimento, ma non sto parlando del governo in sé, ma del risentimento degli italiani, cioè chi se la prende col governo, con le forze politiche che governano, dovrebbe semplicemente sottolineare, accettare il fatto che quella maggioranza non è capitata, non l'ha imposta nessuno, non è stata imposta dalle armi, è stata votata. E dal 50 è passata oltre il 60% nell'arco di alcuni mesi, quindi non ha più, tra virgolette, vincoli né freni. Ma andiamo avanti per non lasciarvi qua. L'altro aspetto, il Parlamento. Due punti di perdita se noi facciamo riferimento all'ultimo decennio, ma un'improvvisa rimonta di 8 punti nell'ultimo anno, dall'11 al 19%, così come, vi ripeto, lo Stato passa dal 19 al 29%. Persino l'Unione Europea, vituperata da tutti, risale per quanto di poco. Allora, la questione è molto semplice, cioè cosa è successo? E perché noi ci troviamo in un paese che a un certo punto si ritrova con una geopolitica che abbiamo già visto, definito, dove crolla il nostro rapporto di fiducia con la Francia. Sì, ho finito, me ne vado. Scappo, fuggo. Perché? Guardate, la spiegazione, se riesco, eccola qua. Guardate la fiducia, come evolve nell'arco di un anno. Ve la spiego io, però è molto chiara. Nei confronti dello Stato si passa dal 19 al 29%, ma dov'è che cresce la fiducia? Vi faccio osservare. Movimento 5 Stelle dal 12 al 29%. E allo stesso tempo la Lega dal 7 al 30%. Nel Parlamento dal 7 al 29% la fiducia è cresciuta tra gli elettori del Movimento 5 Stelle, dal 6 al 21% tra gli elettori della Lega. Solo l'Unione Europea è ambivalente, non piace e continua a piacere meno al Movimento 5 Stelle. Mentre tra gli elettori della Lega la percezione dell'Unione Europea è cresciuta. Cosa è successo allora? E cosa ci spiega anche questo messo insieme a tutto il resto? Noi abbiamo una visione del mondo, una rappresentazione del mondo, una rappresentazione anche interna degli altri, ma anche dell'istituzione, che è fortemente condizionata dal cambiamento politico che è avvenuto nell'arco di un anno. Come si spiega questo? È chiarissimo. Se il voto del risentimento e della sfiducia oggi nei confronti dello Stato, nei confronti dell'Europa, nei confronti del Parlamento, oggi è arrivato al governo ed è al centro dello Stato, evidentemente non può più avere sfiducia in se stesso. È chiaro che non puoi più avere sfiducia nello Stato se tu sei lo Stato. Si l'état c'est moi, je dois exprimer confiance envers moi, devo avere fiducia nei confronti. Ed è quello che è avvenuto. Se il Parlamento sono io, la maggioranza è mia, cambia anche questo atteggiamento. E allo stesso tempo il mio atteggiamento nei confronti del mondo cambia. E dipende esattamente dal tipo di rapporto che il mondo ha nei miei confronti. La Francia è un po' meno simpatica rispetto a chi? All'America di Trump. Meglio la Russia di Putin rispetto alla Germania. Cioè, qua chiudo davvero. Qual è il problema? Che noi siamo
passati da una geopolitica del sentimento a una geoimpolitica del risentimento. Ma con la geoimpolitica del risentimento la tua geopolitica non funziona più. E questo è il mio problema. Possiamo costruire il futuro con la geoimpolitica? No, io credo proprio di no. Possiamo costruire il nostro rapporto verso il mondo e verso gli altri con un approccio, tra virgolette, geoimpolitico? Io non so come dovremmo rinominare l'IMES, in questo caso i confini, se i confini in questo sono segnati oggi dal nostro, tra virgolette, risentimento. Io spero che ci sia un futuro a cui noi possiamo e dobbiamo contribuire, dove si torni effettivamente a una geopolitica vera. Grazie Ilvo. Io credo che da questo che tu ci hai presentato si possa trarre anche un'altra decisiva indicazione, e cioè che la fiducia nello Stato dipende da chi lo governa in quel momento, e quindi se lo governa quello che io ho votato mi piace lo Stato, se lo governa un altro non mi piace, il che è esattamente quello che noi dovremmo cercare di evitare quando parliamo di costruire uno Stato. Adesso do con grande piacere la parola all'amico Lapo Pistelli, che dirige le relazioni internazionali dell'ENI, per l'ultimo giro, l'ultimo intervento di questo primo giro, poi ci saranno 3 minuti di replica per ciascuno. Prego Lapo. Grazie Lucio. Allora, innanzitutto un ringraziamento all'IMES per questo 6° festival, e prima almeno che qualcuno termini di scappare, permettetemi di rovesciare il ruolo con Lucio, che sta facendo il moderatore, e di così collettivamente ringraziarlo anche per questi 25 anni di pedagogia politica sulle relazioni internazionali che l'IME sta facendo. Non li ha nessuno. Un'avventura iniziata appunto più di un quarto di secolo fa, che non credo nemmeno Lucio, te, Ilvo e gli altri fondatori immaginavate sarebbe arrivato così lontano e con un impatto così grande, non tanto sui governanti, ma comunque con un impatto così grande in generale, come dire, sullo stato della cultura politica italiana. Fatemi dire che io condivido in modo particolare l'esercizio di quest'anno, che è un esercizio difficile, faticoso ma necessario, cioè quello del cercare di ragionare un po' assieme, adesso siamo alla fine, sulla strategia e l'interesse nazionale. Interesse nazionale è una parola molto complicata, perché io ho vissuto per molti anni in un contesto nel quale non era politically correct parlare di interesse nazionale, lo ammetto, nel senso che paese multilaterale per eccellenza, paese che diceva, e io lo dirò, per molto tempo l'ho pensato, non è che ho cambiato idea interamente, ciò che è utile per l'Europa è utile per l'Italia, piuttosto che viceversa, e che poi talvolta invece in altre fasi del nostro dibattito è declinato nel suo senso opposto, cioè è diventato esercizio un po' velleitario dal punto di vista nazionale, quello dell'interesse. Però il tema è molto delicato. E allora fatemi partire con una frase che è diventata famosa soprattutto perché l'hanno utilizzata poi come motto gli alcolisti anonimi, una delle poche esperienze che ancora non ho fatto nella mia vita, almeno fino ad oggi, di un teologo intellettuale tedesco-americano, Rudolf Niebuhr, che fatto so essere abbastanza caro a te perché leggevo che lo hai in qualche modo curato, che nella cosiddetta preghiera della serenità, che poi a questo punto conoscerete e che è stata 1000 volte attribuita da Platone fino a San Tommaso, ma in realtà è di questo signore ed è stata fatta a metà del secolo scorso, inizia dicendo: Signore, concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, dammi il coraggio di cambiare le cose che posso cambiare, ma soprattutto la saggezza di distinguere fra le due. Allora, questo tipo di invocazione io lo ritrovo esattamente, se declinato, nel tipo di esercizio che Lucio proponeva, cioè per definire un interesse nazionale innanzitutto serve un esercizio di metodo, cioè di sapere che cosa è alla nostra portata, definendo quali sono gli interessi nazionali, cos'è alla nostra portata. Definire dunque che cosa possiamo fare, che cosa magari possiamo condividere insieme ad altri, non sempre facendo i portatori di pallone, e anche che cosa lasciar perdere, perché non è detto che un paese, una media potenza, come si dice, come l'Italia, eccetera, possa giocare tutte le partite. Anzi, tante volte la nostra politica estera è stata ossessionata, tema che già l'IMES ha affrontato negli anni passati,
dall'ossessione della misura, della taglia. Siamo il più piccolo dei grandi, siamo il più grande dei piccoli, cosa vuol dire essere medi? Perché questo definisce l'arco, la gittata delle tue decisioni e il tuo orizzonte strategico. Allora, nella prima Repubblica, voi siete partiti, soprattutto Lucio l'ha ricordato stasera, come dibattito d'apertura del primo giorno, ma è anche l'apertura del suo editoriale dell'ultimo numero, si parte da Cavour, per poi avere una seconda puntata che è quella della prima Repubblica, quella del dopoguerra. Ecco, diciamo che per tutto l'arco della prima Repubblica, un po' come un mantra, però non andando poi molto distanti dalla verità, se uno doveva definire quali erano gli strategici interessi del paese e dove essi si declinavano, veniva fuori un'altra piccola preghiera, no? Abbastanza semplice, schematica. Noi eravamo atlantici, eravamo europei ed eravamo mediterranei. Queste erano le nostre tre tradizionali assi di presenza. Andando oltre il titolo del capitolo, diciamo atlantici perché figli di una condizione storica del dopoguerra, ma cercavamo di portare in dote a questo atlantismo un rapporto di leale amicizia con gli americani, cercando anche di spiegargli alcune cose europee che per gli americani non sempre erano così masticabili. Eravamo europei perché al di là degli ultimi anni il posizionamento, diciamo, medio nel dibattito del nostro paese, nel sentimento del nostro paese, è sempre essere stato quello fortemente positivo, euroentusiasta, integrazionista. Non sto parlando di quanto abbiamo pesato storicamente nelle scelte, ma di come le percepivamo, essere sempre sulla locomotiva di quelli che volevano più Europa, fino appunto a poter dire l'interesse europeo è l'interesse italiano. Tesi a cui anche io devo dire, per certi aspetti, ho aderito o aderisco, in parte perché considero quella esperienza storica troppo facilmente buttata, come dire, un po' nel trita rifiuti della storia, come in realtà l'esperimento più avanzato di integrazione tra democrazie che la storia umana ci abbia offerto almeno in questi ultimi 5.000 anni, quindi non un periodo alla cinese ma paragonabile, e dall'altra parte perché penso un po' nel carattere nazionale che ci esercitiamo a definire, che alcuni anche grandi avanzamenti, non soltanto l'euro per essere chiari, che abbiamo fatto in questi ultimi 25 anni, se avessimo dovuto affidarci alla volontà nazionale non li avremmo fatti. Cioè questo vincolo esterno è stato in qualche modo anche una frusta rispetto ad alcune pigrizie nazionali che ci ha dotato anche di leggi di settore molto all'avanguardia, fatte perché dovevamo farle esattamente perché con l'Europa dovevamo raggiungere alcuni obiettivi. Però diciamo il nostro posizionamento medio era questo qui, essere sempre nella punta che spingeva, nella locomotiva che spingeva in avanti. E infine mediterranei, perché bene o male questa era l'unica cosa peculiare che potevamo portare in dote sia all'asse atlantico che a quello europeista. Un po' più di Mediterraneo in Europa, che altrimenti era troppo continentale e sbilanciata verso il nord, e un po' più di chiavi di lettura al Mediterraneo, che l'Italia, erede storica di un altro grande impero, una grande tradizione, forse è in grado di capire e interpretare meglio di altri. Ora è evidente che il dibattito che Lucio e il numero propongono negli ultimi anni, insomma, da un po' di tempo, è: questi assi hanno cambiato significato, se è vero che c'è un maggiore disinteresse americano, se è vero che siamo in una fase molto introversa della vita dell'Unione Europea. Io non credo arriveranno terremoti pazzeschi a maggio, sarà un compromesso più largo, credo che i dati alla fine ci lasceranno evaporare gli scenari più apocalittici, e in fondo mi pare anche che dopo 2 anni che tutti prevedevano la messa in fila di molti paesi dentro il Regno Unito per uscire dall'Europa, dopo 2 anni di negoziati di Brexit non ci sia più la fila degli europei per uscire, hanno capito in qualche modo una lezione. Però è vero che il dibattito oggi in Europa è molto più introverso, è molto meno proiettato in avanti, si lecca le ferite, si lecca ancora le ferite della crisi finanziaria e di molte politiche che non funzionano. E dall'altra parte, per ultimo, il Mediterraneo non è più il Mare Nostrum, non quello della missione Governo Letta, ma il Mare Nostrum di eredità romana, ma non è neanche quella splendida immagine che Brodel ci ha consegnato, questo incrocio di civiltà, di religioni, eccetera, che pensavamo essere soltanto humus fertile di cose buone. Oggi, semmai, per rimanere alle cartine di Limes, il Mediterraneo per molti è veramente il confine con Caoslandia, come la chiamate voi, quindi un tema di maggiori paure più che di speranze. Eppure, detto tutto questo, e cioè che questi assi che comunque ci caratterizzano hanno cambiato significato, e hanno cambiato probabilmente anche peso specifico fra di loro, nel senso che non soltanto una volta questi tre assi erano i tre assi, oggi facciamo i conti con delle novità geopolitiche che non c'erano. Il tema della Cina è stato già affrontato, quindi il nuovo grande giocatore che rientra nella storia dopo 2 secoli,
e soprattutto e aggiuntivamente, io credo soprattutto per l'Italia, la presenza anche di altri attori o scacchieri regionali che ogni tanto, vedete, fanno capolino in qualche modo anche nei notiziari per un segno o per un altro. Il ruolo del Golfo, nello specifico, all'interno del Medio Oriente, il ruolo dell'Africa subsahariana, oltre ai paesi del Nord Africa che più conosciamo. Quindi credo che facciamo i conti con un mondo sicuramente più complesso, nel quale non basta più definire il mantra dei tre assi principali. Rispetto alle declinazioni su come stare in quei tre assi fondamentali, fatemelo dire per brevità, dei 10 minuti che ho a disposizione, io rinvio molto all'editoriale che Lucio fa nell'ultimo numero. Credo che ci siano delle reinterpretazioni intelligenti di cosa vuol dire stare dentro quei tre assi in un modo, se volete, anche più disincantato, meno ideologico, sapendo rideclinare quella presenza e sapendo cosa chiedere e in cambio cosa dare. E vorrei invece aggiungere, se è possibile, o enfatizzare un paio di ultimi punti. Il primo, un asset che viene richiamato nel numero e che anni fa non aveva lo stesso valore, il brand Italia. Questo è un tempo nel quale, quando si definisce il rapporto tra cosiddetto hard power, quanto conti, quanto pesi, che esercito hai, che economia hai, eccetera, fattori di hard power, che erano una volta forse gli unici decisivi per definire il peso di un paese. Sempre di più negli ultimi anni si è fatto riferimento a questo nuovo concetto del soft power, cioè cosa tu rappresenti e che spazio occupi nell'immaginario collettivo della tua comunità o del tuo pianeta, che non si misura in testate nucleari, ma ad esempio in quanta eccellenza attrai o in quanta eccellenza produci. E io credo che questo sia una delle principali novità degli ultimi 25 anni, di cui spesso non siamo sufficientemente consapevoli. Cioè, se lo dovessi tradurre in termini di valore d'avviamento di un'azienda, cioè quanto vale il marchio dei miei biscotti, al di là di quanti biscotti vendo, il brand Italia è un brand, dice Limes, quindi in questo caso mi ci affido, che probabilmente oggi, io direi, sta sul podio del pianeta. Lucio si va un po' oltre e dice sta al primo posto nel pianeta. Io dico ci sta sicuramente, soprattutto se si confronta il peso reale che l'Italia ha, i suoi 60 milioni di abitanti, e lo spazio che occupa nell'immaginario collettivo del pianeta. Non è più lo stereotipo negativo su cui chi ha i capelli bianchi o non ha capelli ha sofferto 30 anni fa, mandolino e pizza e mafia. È qualcosa che oggi è fatta di cultura, bellezza, lifestyle, paesaggio, lingua. L'italiano è la quarta lingua più studiata al mondo, eppure fatemi dire che con l'italiano non si firmano contratti, questo è poco ma sicuro. Quindi chi la studia lo fa per un'altra ragione, per un'aspirazione esistenziale, fatemi dire, lo riprenderò dopo, eccellenze tecnologiche, altrimenti non vorrei che noi ci pensassimo che quando parliamo di cultura, bellezza, ci riferissimo a Dante, ai bed and breakfast sulla costiera amalfitana e a Masterchef. No, c'è qualcosa anche che ha a che fare con le eccellenze e le punte tecnologiche, cioè siamo esportatori di assolute eccellenze tecnologiche, nonostante il peso, diciamo, relativamente limitato della nostra demografia. Ecco, io credo che questo sia importante perché considero un recupero di consapevolezza del brand Italia, di cosa noi siamo, una delle chiavi, ad esempio, per uscire da delle cose che Ilvo Diamanti ci ha detto prima, no? Il contrasto fra la consapevolezza di vivere in un mondo globale e un senso della chiusura dei muri, dei confini dell'identità. Noi che per primi siamo stati, forse involontariamente, inconsciamente, ma capaci di proiettare ciò che siamo al di là di ogni muro e oceano, essendo noti, percepiti, identificabili con un giudizio spesso positivo dall'Alaska alla Nuova Zelanda. Vi voglio dire sinceramente, un vantaggio che 170 paesi del globo almeno non possono esibire, dove se voi chiedeste a uno di quei 170 paesi che immagine ti fa venire il paese X, e non me lo fate citare per non essere, come dire, poco elegante, ma ne potete citare a decine, la gente farebbe boccuccia, non saprebbe cosa rispondervi, non ha un'idea di quel soft power, ce l'ha dell'Italia, e non è soltanto fatto di Gladiatore e Cristoforo Colombo, è fatto di molto di più. Ecco, riuscire a proiettare fuori questo valore immateriale della comunità che si rappresenta, secondo me potrebbe dare tantissima di quella consapevolezza che serve a definire interesse e diciamo senso di una strategia nazionale. Un cameo, fatemelo fare, io sono oggi, lavoro oggi in Eni, diciamo dirigendo le relazioni internazionali del paese. Guardate, la storia di Eni è molto peculiare, ci stavo pensando mentre parlava Ilvo, quindi mi sono segnato alcune note qui a margine.
un po' la sapete, magari un po' qualcosa è arrivato sempre, tante volte capita che l'IMES ne parli. Eni è la prima azienda del paese, lavora in 71 paesi del mondo, quindi è una multinazionale vera, vera, la prima in Africa, grande valore. È sicuramente un provider di sicurezza energetica per il paese, tra quella che produce e quella che compra per portarla in Italia, ma aggiungo, in modo sommesso, è anche forse un provider in generale di sicurezza per il paese, perché evidentemente per le relazioni politiche che abbiamo nei paesi in cui operiamo siamo un altro pezzo del sistema che si proietta fuori dai suoi confini. Però io vorrei che fossimo consapevoli, perché veramente la dice tanto e la dice lunga rispetto a quella storia che Lucio narrava rispetto al trattato di pace, al dopoguerra, qual è la storia di Eni. E dico soltanto due cose. La prima, quando Mattei viene mandato nel 1954 all'AGIP, perché all'epoca era AGIP, il nomignolo che nella cultura popolare si affidava all'AGIP, l'acronimo, era Associazione Gerarchi in Pensione, perché era una sorta di baracca da chiudere. Infatti lui fu mandato come commissario liquidatore. Poi nell'arco di 4 anni prima capisce che c'è energia in Italia e poi se la va a trovare in Egitto, poi se la va a trovare in Tunisia e poi la porta dove l'ha portata e diventa la prima azienda del paese, in un paese che non avendo materie prime ma dovendo trasformare materie prime, essendo un'economia manifatturiera, aveva bisogno di energia. Cioè fa un'impresa pazzesca, assolutamente pazzesca, se io ci penso oggi è veramente uno dei grandi giganti della costruzione dell'identità italiana. E lo fa con un'intuizione che io trovo, come dire, a distanza assolutamente, ancora una volta ripeto l'aggettivo pazzesca. Il primo è quello di non vivere la sindrome dello sconfitto, anzi utilizzare la consapevolezza dello sconfitto. Cioè si presenta dove? Nei primi paesi che ha intorno a sé, i paesi africani, i paesi del Mediterraneo, da paese senza seconde agende, perché appunto un paese sconfitto, che ingaggia partnership paritarie e non partnership a ditino alzato come capitava ad altre grandi major petrolifere, e intuisce gli spazi della decolonizzazione. Per cui ogni volta che in Africa si è aperta un'ondata di decolonizzazione, agì prima, Eni poi era lì al giorno 1, talvolta addirittura al giorno meno 1, prima dell'indipendenza, per dire vuoi un partner energetico? Io ci sono. E questa compagnia di passo in passo è diventata quello che è diventata. Quindi avere il senso della portata e il senso di come una identità, perfino di sconfitto, può diventare un valore aggiunto nella relazione, che diventa paritaria e senza seconde agende, è diventato un vantaggio strategico del paese. La seconda storia, soltanto perché mi viene evocata da un roll-up pubblicitario che abbiamo portato qui stasera al Palazzo Ducale e che in qualche modo mi connette mentalmente a ciò che dicevo prima di eccellenze tecnologiche. Sì, certo, noi siamo quelli che facciamo grande ricerca, oil and gas, le grandi scoperte, l'Egitto, il Mozambico, eccetera. C'è chi direbbe botte di fortuna, c'è chi direbbe l'industria dell'oil and gas è roba da vecchi dinosauri, io lo lascio dire. Dopodiché, così, lo dico perché quel roll-up racconta in una sintesi quella storia, se voi scorrete la classifica dei supercomputer certificate da rete al mondo, trovate una dozzina di supercomputer, tutti governativi, il primo della difesa cinese, by the way, ci trovate quello russo, quello della NASA, eccetera, eccetera, il primo supercomputer, capacità computazionale, grande calcolo, dell'industria privata al mondo è quello di Eni in Italia, il primo. Per calcolare le orbite lunari, le orbite di allunaggio, il primo sistema IBM utilizzava una velocità di calcolo 18.000 operazioni al secondo, ovviamente molto meno dei milioni dei nostri telefonini. Il sistema che oggi Eni, quindi voglio dire Eni barra Italia, opera per, con algoritmi proprietari matematici pensati e fatti in Italia, applicati alla geologia italiana, perché l'Italia è un paese di terremoti, quindi c'è un'enorme scuola di bravissimi geologi che ha combinato i terremoti, la matematica, la capacità di calcolo. Questo sistema, che ripeto è il primo dell'industria privata al mondo ed è italiano, lavora a 23 petaflop di velocità, che vuol dire 23 milioni di miliardi di operazioni al secondo. È il primo al mondo dell'industria privata. Allora, occhio, c'è Masterchef, c'è la Lirica, c'è la Ida, c'è il Bello, c'è la Costiera Amalfitana, c'è il Mare della Sardegna, ci sono le Dolomiti. Ma questo paese, non soltanto Eni la considero una storia, un pezzo di storia, è capace di portare fuori nella propria identità un senso di misura nella relazione con gli altri, che nelle relazioni internazionali potrebbe è un grande vantaggio, ma c'è anche delle grandi eccellenze da portare fuori. E quindi ancora una volta il senso è quello di, come dire, essere più consapevoli
sposo interamente la tesi che il numero fa in partenza di questo festival, cioè nazione lo siamo sempre stati al di là delle barzellette, serve creare forse più Stato, cioè più forza centrale consapevole di quello che siamo, perché questa è la premessa, chi è il giocatore che poi porta questa strategia. Ultimo per terminare, due concetti per terminare. Il primo, certo, definito l'interesse nazionale, poi a me piacerebbe molto parlare di metodo, cioè di come portiamo fuori questo interesse nazionale, perché anche qui veniamo da un dibattito negli ultimi anni che è stato molto schizofrenico, prima un dibattito che è stato multilaterale sempre, cioè noi sempre e comunque giochiamo insieme agli altri una partita cooperativa, eccetera, e adesso sono 4 anni che nel mondo si respira soltanto me first, poi declinato in tutte le lingue, ma sempre me first. E in un mondo in cui tutti vogliono essere me first, nessuno vuole essere second, sia chiaro. Quindi cosa fai come prima ragione? Scassi la casa in cui stai. Questo dà una bella percezione a chi sta sotto di te perché ti senti protetto, garantito, forte, eccetera, salvo il fatto che un insieme di maschi alfa che fanno me first, diciamo, non produce un ordine cooperativo e globale, produce lo scontro. Produce lo scontro. Per cui io sono consapevole da cittadino italiano europeo, da elettore, che questo è un metodo che oggi va molto di moda, piace. Cioè, il maschio alfa che è assertivo a casa sua, nel suo cortile, col vicinato, piace, realizza un desiderio di sicurezza. Occhio a essere un po' più cauti su quali possono essere gli effetti nel medio e lungo periodo. Cioè, oggi se io dovessi dire quali sono i rischi dell'ordine o del disordine globale in cui viviamo, non farei un elenco di paesi in guerra. Anzi, forse quest'anno i paesi che conosciamo essere in guerra staranno forse leggermente meglio di come stavano gli anni passati, che sia lo Yemen o che sia la Siria o che siano altre cose. Ma le fondamenta della casa in cui siamo stati abituati ad abitare, le tradizionali alleanze, la NATO, l'Unione Europea, il G7, eccetera, eccetera, in realtà, secondo me, ce le stiamo un po' mangiucchiando dall'interno. Attenzione, perché un giorno quello abbiamo dato per scontato come condominio in cui viviamo potrebbe rivelarsi più fragile di quanto stiamo pensando. Quindi sul metodo con cui poi perseguire, diciamo, un interesse nazionale, io credo che sarebbe bello che la rivista in qualche modo alimentasse un dibattito. Chiudo, ce l'ho, diciamo, con le comunità di recupero. Prima parlavo degli alcolisti anonimi, ma invece in una comunità molto importante in Italia che si occupa di recupero delle tossicodipendenze, i ragazzi all'inizio della loro seduta recitavano una filosofia, e in questa filosofia una delle frasi iniziali era che se tu vuoi diventare adulto devi smettere di essere il nano delle tue paure e il gigante dei tuoi sogni. Essere adulti vuol dire questo, vuol dire trovare la misura. Allora siamo sempre lì, è la misura che sia la saggezza, la capacità e il coraggio, siamo sempre alla misura. Allora, come dire, non è un festival, e meno che mai può essere il panel finale di un festival, che può fornire le risposte ultime dandovi 5 elementi su cos'è l'interesse nazionale e come lo si declina con successo. Ma io di una cosa sono molto certo, e questo credo che unifichi il panel e molte delle discussioni ascoltate, cioè il metodo con cui arrivare. E penso che se dalla preghiera di Niebuhr riusciamo a recuperare l'equilibrio corretto fra la serenità dell'accettare, il coraggio di cambiare e soprattutto la saggezza di distinguere le due cose, questo dibattito potrebbe anche produrre qualche buon frutto per il Paese. Abbiamo... Grazie Lapo. Abbiamo 12 minuti che dividiamo fraternamente, visto che siamo 4, 3 minuti ciascuno, cominciando da Alessandro. Grazie Lucio. Io allora telegraficamente farei riferimenti a due figure del mio pantheon personale. Uno è lo stesso Enrico Mattei, quindi tornerò su di lui. Il primo è Giacomo Leopardi, una grande personalità in grado di sentirsi italiano prima dell'Unità d'Italia. Diceva: l'Italia è la mia patria, ringrazio Dio di avermi fatto italiano, e si sentiva italiano anche attraverso una consapevolezza della classicità che era di grande importanza per lui. Cioè, bellissima frase di Giacomo Leopardi che io e il diplomatico Luca Gori abbiamo ripreso in un nostro lavoro sull'interesse nazionale, e che a mio avviso descrive benissimo questo metodo e questa esigenza. La stima costante e profonda che un popolo fa di sé.
Avere la consapevolezza dell'interesse nazionale vuol dire stimarsi costantemente e profondamente, laddove la stima non è solo l'autostima, ma è anche il giudizio, quindi il giudizio dei vincoli, il giudizio delle potenzialità, per poi avere un metodo, avere continuità e costruire priorità. La seconda noterella su Enrico Mattei, come sappiamo la sua esistenza si è spezzata tragicamente troppo presto, perché è rimasto qualcosa, perché rimane qualcosa delle persone quando sanno costruire delle istituzioni e soprattutto quando nelle istituzioni c'è uno sforzo di formazione, no? La costruzione delle scuole, la costruzione dei corpi tecnici, quindi l'interesse nazionale italiano senz'altro è la formazione dei giovani, formazione inclusiva affinché la promessa della formazione che accompagna ogni percorso di studio, ogni percorso universitario, non venga poi considerata una promessa non mantenuta dalla nostra cittadinanza. E anche è la storia di Eni, è la storia e il futuro di alcune imprese italiane ci sottolineano l'importanza di questo aspetto. La formazione dei manager, la formazione di dirigenti, di scuole interne di manager e di dirigenti, per esempio le storie parallele di due società importanti per il discorso che ho fatto prima, ovvero sull'importanza dell'alta tecnologia e della difesa e della sicurezza, Leonardo, cioè Finmeccanica e Fincantieri, ci mostra questo. Ne abbiamo parlato spesso di Limes, un'azienda con enormi capacità tecnologiche di grande livello ha subito l'instabilità manageriale e quindi ha perso delle posizioni per colpa di questo. Un'altra azienda invece è stata in grado di avere una continuità manageriale, quindi fare una stima costante e profonda di sé e rispondere alla domanda della formazione a livello dello Stato, a livello del sistema universitario e anche nelle aziende, in particolare in quel nucleo di grandi aziende purtroppo troppo ormai diradato eccessivamente che restano nel nostro paese, è fondamentale per definire l'interesse nazionale e promuoverlo. Grazie. Ilvo. Dunque, devo controllarmi il tempo, perché è tardi e io non so rispettare. Io ti regalo i miei 2 minuti. No, per carità, ma scherziamo. Anzi, adesso andiamo avanti con questi complimenti, così li esauriamo tutti e due. Dai, ce la faremo, ragazzi, no? Mi restavano solo 2 cose dopo aver sentito i colleghi da dire o da riprendere o da ripetere, che ho detto anche altre volte. C'è una cosa che ci caratterizza rispetto ad altri paesi. Nel momento in cui misuriamo, cerchiamo di misurare in modo evidentemente indicativo il sentimento nazionale come elemento di, come un aspetto dell'opinione pubblica. Io per primo so bene che i sondaggi sono sondaggi e non sono la realtà, ma servono a quello. E anzi, a volte ve lo dico, i sondaggi non sono semplicemente non servono solo a rilevare l'opinione, servono a orientarla, sia ben chiaro. Molti esempi che non mi metto qui a fare perché sennò il mio amico Lucio giustamente chiude almeno il mio intervento. Però ci sono 2 cose che vorrevo sottolineare. Uno degli aspetti che ci ha sempre caratterizzati, in una certa misura anche dal mio punto di vista avvantaggiati, è la nostra identità tra virgolette precaria. Cioè noi siamo italiani nonostante, noi siamo europei nonostante. Cosa vuol dire? Se ponete il quesito in modo esplicito agli italiani, ma soprattutto nei confronti dell'Europa, ma voi
Siete contenti dell'Europa, dell'Unione Europea? No, 60%. Volete uscirne? Manco morti. Italiani, vi sentite italiani? Abbastanza. Cioè, voi preferireste di fatto qualche altro modello, dividere? Ma per carità. Cioè, noi siamo italiani nonostante, europei nonostante. L'euro? No, non ci piace. Fuori dall'euro, ma scherziamo. Diciamo siamo europrudenti, italoprudenti. La stessa cosa spiega tutto sommato il nostro rapporto con i confini. Vi ripeto, siamo molto determinati nel mantenere i confini. I confini vanno difesi, vanno mantenuti. Però allo stesso tempo noi siamo un paese dove, sapete benissimo, soprattutto le nuove generazioni se ne fregano dei confini. Cioè i più giovani non è che emigrino, vanno dovunque. Il fuga dei cervelli è una stupidaggine, i cervelli sono liberi, non hanno bisogno di fuggire. Dipende poi dalla capacità che hai di fornire loro delle buone occasioni per tornare o per restare. Però, e qua a me interessa sottolineare l'aspetto finale per chiudere, i confini restano importanti. La differenza tra l'imes e il finis è che l'imes comunque è un confine condiviso, di relazione con gli altri, dove tu ti misuri con gli altri. Il finis ipotizza un confine chiuso, come non ci fosse niente al di là. Però noi abbiamo bisogno di confini, per le ragioni che vi dicevo prima, perché tanto più in tempi di globalizzazione, tanto più in tempi di complessità, tanto più tu hai bisogno di sapere chi sei, tanto più hai bisogno di un'identità. E guardate che un'identità è fondata sui confini, tra noi e gli altri. L'identità significa condividere alcuni aspetti, elementi, valori con alcuni e differenziarsi dagli altri. Il confine serve a quello, a sapere chi siamo, capite? Per questo sono importanti, proprio per chiudere quello che si diceva in precedenza, i riferimenti ad esempio alla nostra storia, alla nostra cultura. Ma io ho insegnato fino all'anno scorso a Parigi per 26 anni, un corso avanzato dove erano tra virgolette tutti stranieri, cioè non francesi, c'erano dai cinesi ai sudamericani, dove cambiavano di anno in anno i miei 15-20 studenti. Ogni giorno, ogni anno cominciavo il mio corso presentandomi e dicevo: io sono italiano e vengo perché insegno all'Università di Urbino. Loro mi guardavano e mi dicevano: Urbino? Oui, c'est la ville de Raphaël, è la città di Raffaello. Ah, anche i cinesi sanno chi è Raffaello, vi rendete conto? Ecco, noi siamo non solo la città di Raffaello, ma di tante altre cose, e questo è l'unico confine che io voglio mantenere, il confine della mia identità, il confine che mi permetta di riconoscere nei miei valori, nella mia storia, nella mia cultura. Sotto questo profilo il limes deve restare. Lapo. Ma io, a parte le battute, desisterei, però dato che mi vuoi dare a tutte cose questi due minuti, fatemi rigiocare in modo più leggero. Da un lato, dicendo questo, io sono d'accordo che i sondaggi sono fondamentali perché aiutano, sono dei fotogrammi che diventano poi dei film quando li metti in sequenza, per cui, come dire, non te ne devi innamorare, però ti danno il senso, no? Ti danno il senso del movimento. Poi, anzi, per citare in modo più alto Shimon Peres diceva sempre: i sondaggi sono come i profumi, vanno annusati ma non bevuti, ed è efficace, cito la fonte, penso sia quella esatta. Detto questo, ci sono due cose che così ve le do, ma semplicemente perché avete fatto uno sforzo eroico a rimanere fino a quest'ora, ed è come pensiero dell'almanacco del giorno dopo precena.
Il primo è il seguente. Io credo che in realtà tra le connessioni che dobbiamo ricreare a livello nostro, individuale, le due teste con le quali ragioniamo, identità e senso del globale, non voglio rubare il mestiere ad altre competenze che non ho, ma c'è sicuramente la percezione che mentre quando ragioniamo come lavoratore rispetto alla globalizzazione, elettore rispetto alla globalizzazione, eccetera, siamo presi da un senso di vertigine che ci fa cercare il senso del confine e quindi il senso dell'identità e quindi il senso dell'IMES, quando andiamo al Black Friday di Media World e vogliamo un televisore a basso prezzo fatto in Corea, quel senso dell'IMES scompare. Cioè, quando diventiamo consumatori, avere Zara, H&M o il Media World che ci dà i beni a basso prezzo, nonché una low cost per fare una vacanza, siamo tutti cosmopoliti. Improvvisamente invece quando ragioniamo come cittadini e come lavoratori ridiventiamo identitari. È umano, io non sto condannando nessuno, è umano, però questo ti dà il senso delle difficoltà che abbiamo, di come il tempo ci corre veloce intorno e non riusciamo a trovare talvolta delle ancore di salvataggio. La seconda cosa invece è questa qui, ed è sempre un pensiero, diciamo così, per la cena. Tra le molte mitologie, non è una mitologia, tutt'altro, che vengono richiamate sull'identità nazionale, c'è quella che viene richiamata anche sempre da Lucio nel suo ultimo articolo della nostra storia romana, origine romana. Ora, è vero che l'impero romano fu tendenzialmente romano, ma non fu soltanto romano, Cioè, quello che vorrei dire è che questa egemonia esercitata per un certo numero di secoli, non sono i 5.000 anni della Cina, ma di secoli, è una roba dove se noi, io penso a tre nomi, i primi tre che mi vengono in mente, Traiano, Settimio Severio, Caracalla, e non era mica tutti nati a Viterbo, Cioè, Traiano era spagnolo, Settimio Severio era libico, Caracalla era nato a Lione. Cioè, quando uno esercita una, virgolette, egemonia o un senso di guida, l'eccellenza la trae e se la va a prendere. Non è che fa una questione di confine. E la leadership, ripeto, riesce ad andare oltre il confine, probabilmente proietta il confine anche più lontano di quanto era precedentemente. Per cui il mio, se volete, è un controvento e contromoda inno alle società aperte. Quelle che sanno aprirsi, contaminarsi, avere cross-fertilization, eccetera, sono in genere quelle che vanno più avanti, con più inventiva, con più genio, e riescono a perpetrare anche meglio il senso della propria identità. In conclusione, innanzitutto grazie a voi, grazie a tutti voi che siete venuti come al solito in massa e con grande partecipazione a questo incontro, perché io non riesco a immaginare l'IMES senza Genova, anzi fin d'ora vi dico che ci sarà l'anno prossimo il 7° Festival di l'IMES. E per conseguenza grazie innanzitutto a Palazzo Ducale, a questa formidabile struttura, a tutte le amiche e gli amici che ci lavorano, al Comune di Genova che ci permettono di essere qui. Grazie ai nostri sponsor, Eni, CNH, Intesa San Paolo, anche senza di loro non saremmo qui. Poi vorrei ringraziare, oltre a tutti i miei amici e colleghi di l'IMES, alcuni dei quali ovviamente hanno parlato pubblicamente, altri però non meno importanti, anzi decisivi per questa occasione, hanno lavorato dietro le quinte, soprattutto per quanto riguarda i social media, internet e così via, la squadra, la banda, anzi, di Niccolò Locatelli, che comprende, non vorrei dimenticare nessuno, fra gli altri, Lorenzo Di Muro, Lorenzo Noto, Simone Benazzo, Livio Zaccagnini e gli altri sono tutti quelli che hanno partecipato anche agli eventi, quindi non li cito, ma ovviamente sono tutti con me, credo, a qui a rendere grazie soprattutto a voi. E permettete solo due note finali. L'Apo, prima parlando del marchio italiano, ha citato quello che è obiettivamente un dato di forza del nostro paese nel mondo. Ma finché questo marchio resterà questo o quell'aspetto della nostra cucina, del nostro stile di vita, ai cinesi piace il caffè Illy, agli americani gli piace Italy, benissimo, ma finché questo resterà un modo di essere, un modo di vivere, va bene, ma sarà
un di più. L'Italia conterà di più nel mondo, l'Italia varrà di più nel mondo quando questo marchio sarà anche il marchio della Repubblica Italiana, del nostro Stato, e quando poi forse in uno dei sondaggi che Ilvo farà, a guidare la classifica non sarà il monarca assoluto di uno Stato straniero, cioè il Papa Francesco, che peraltro tutti rispettiamo, ma per esempio il capo del nostro Stato. E magari in questo modo ci ricorderemo tutti di quello che significa essere italiani, del privilegio di esserlo, e magari anche potremmo immaginare che coloro che hanno sempre amato l'Italia senza esserci mai stati, uno dei quali abbiamo celebrato ieri, Alexander Sergeyevich Pushkin, potrebbero magari venendoci amarla come l'amavano da lontano. E infine vi avevo lasciato con Italo Balbo che sbatteva l'elenco del telefono di New York sul tavolo del Duce. Per completare l'informazione, il 28 giugno 1940, per la prima volta e unica volta credo nella storia della Seconda Guerra Mondiale, l'artiglieria contraerea italiana mirava giusto e abbatteva l'aereo di Italo Balbo. Naturalmente il Duce non era così buono come alcuni immaginavano. Buona serata.